Io vorrei tornare un attimo sul dibattito legato al reddito di cittadinanza, e con una battuta: per chi è nato negli anni Ottanta, Navigator era un film di culto in cui un ragazzino faceva da tramite tra il mondo e gli alieni. Ecco, è una battuta che non fa ridere il fatto che comunque per com'è la situazione attuale sarà più facile trovare alieni piuttosto che far sì che i centri per l'impiego possano trovare lavoro in continuità come viene previsto dal governo. Si ricorda che i centri per l'impiego i dipendenti dei centri per l'impiego gestivano fino a 300 pratiche e di queste 300 pratiche si trovava lavoro per l'1% di esse. Adesso si è stimato che saranno 620 le pratiche che dovranno gestire, quindi non si sa come questo verrà fatto e questo farà sì che diventerà, come ha detto lo stesso presidente di ANPAL, più una ricerca appunto di chi si espone per poter fare il navigator e per poter trovare lavoro, quindi rischia di diventare un assumificio fine a se stesso. Come diceva lo stesso Rampelli, la crescita si fa con gli investimenti, si fa con taglio delle tasse, si fa trasferendo dei fondi alle aziende, aiutando le aziende ad assumere perché sono le aziende che creano i posti di lavoro e non sono decreti o decretoni che lo fanno. Noi con il Jobs Act avevamo provato a fare questo, se vi ricordate, diciamo, l'occupazione era ripartita con una misura shock di 3 anni di contributi per le aziende che assumessero a tempo indeterminato persone che entravano in questa maniera nel mondo del lavoro e con il reddito di inclusione abbiamo invece fatto un'attività necessaria per la lotta alla povertà che sappiamo essere una piaga gigantesca in Italia. Quindi il PD aveva messo in atto, è vero alla fine del suo governo, ma aveva messo in atto una norma che finora non c'era mai stata di lotta contro la povertà. Bastava andare a, come era proposto nel nostro programma di governo, andare ad implementare in maniera più forte, ad allargare la platea del reddito di inclusione, cercando di mettere delle risorse laddove ce n'era bisogno, senza andare invece a distribuire ulteriori soldi che alla fine purtroppo alimenteranno soltanto coloro che verranno assunti.